stavo riflettendo su tutte queste bellissime testimonianze e mi è venuto in mente un versetto dove il Signore dice, nel Salmo 138 dice: adorerò rivolto al tuo santo tempio e celebrerò il tuo nome per la tua bontà e per la tua fedeltà, perché tu hai reso grande la tua parola oltre ogni fama. E se voi andate a vedere questo verso nelle varie traduzioni che esistono, se andate a leggere nella traduzione ad esempio di Re Giacomo, voi troverete che il Signore dice della sua stessa parola: tu hai reso grande la tua parola al di sopra di ogni altro nome, al di sopra di ogni nome. E questo fa riflettere il fatto che se Dio ha messo per iscritto che la sua parola è al di sopra di ogni altro nome, al di sopra di ogni nome, vuol dire che Lui la prende seriamente, e se noi quindi prendiamo altrettanto seriamente la sua parola e decidiamo di mettere la nostra fede nella sua parola, lui è sufficientemente potente da onorarla. Perché lui ha messo per iscritto che la sua parola è al di sopra di ogni altro, al di sopra di ogni nome. Questo troverete nella versione della King James Version. Quindi veramente, se l'ha scritto, lui poteva scegliere qualsiasi parola da mettere all'interno della sua parola. Se lui l'ha detto, ci ha messo la faccia scrivendo questo verso, vuol dire che se noi ci appoggiamo alla sua parola e ci crediamo, fino in fondo lui è sufficientemente potente, anzi è onnipotente da cambiare le circostanze intorno a noi, allineare i fatti che sono così ballerini e così, che cambiano così velocemente. Guardate 3 mesi fa come era la nostra realtà e guardate come è cambiato in un attimo. No, la realtà sembra come se fosse immutabile, invece la cosa più ballerina che esiste, lui sarà in grado di allineare la realtà alla verità della parola di Dio. E riflettevo su dei versi invece, stavo leggendo l'altro giorno, che si trovano in Colossesi, al capitolo 1, dal versetto 13 al versetto 20, che dicono così: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose, che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È lui il principio, il primogenito dei morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Poiché appare piatto di fare abitare in lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di lui dico, tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. E veramente stavo leggendo, sto prendendo l'abitudine di leggere la Bibbia molto lentamente, molto più lento di come l'ho letta adesso, perché ho letto in un libro di un grande uomo di Dio che lui suggeriva: leggete la parola di Dio molto lentamente. Perché? Perché il nostro cervello, quando già conosce dei versi, il nostro cervello è molto veloce ed è più veloce dei nostri occhi. Quindi quando tu inizi a leggere un qualcosa che tu già hai letto in passato, lui subito ti porta alla conclusione e ti porta a dire: guarda, questo sì me lo ricordo, è questa cosa qua. No, allora tu magari inizi a leggere: il Signore mi manca, nulla mi mancherà. Lui subito ti completa la frase. Ciò che è il significato di questo verso è che nulla mi manca. E magari tu non ti soffermi sul fatto che il Signore è il tuo pastore, chi è il tuo pastore, che cosa rappresenta, no? Quindi questo suggerimento di leggere molto lentamente, soffermarci sulle varie parole affinché il Signore possa darci una rivelazione nuova, una rivelazione fresca. Un po' come fanno, mi veniva in mente quando stavo a scuola, no? Quando arrivavano i messaggini, gli SMS, e io mi ricordo che le ragazze che si mettevano là e facevano delle capannelle, faceva veramente l'analisi del testo, parola per parola, guarda quello che mi ha scritto, guarda questo. Ma secondo te questa parola, perché ha detto bella? Vuol dire che non sono la più bella, perché non ci ha messo più, se invece mette più, dice allora sono più bella delle altre, quindi ha messo più bella, oppure se dice bellissimo vuol dire che io sono la più bella. Invece, però ieri nell'altro messaggio
simbolica a quest'altro, quindi questo significa questo, no? E fanno proprio quelle analisi che si entrava l'esegesi, come diceva, veramente il conclave, no? Mi ricordo, si mettiamo tutto, si ricordava un ordine. Io dicevo, così dovremmo leggere la parola di Dio, no? Perché poi alla fine è una lettera di un innamorato, è la lettera del nostro sposo, no? E lui sceglie, ha scelto le parole. Nessuno ha forzato Dio nel scrivere le cose che doveva scrivere. Quindi se lui dice io mi ci gioco la faccia che, e metto la mia parola al di sopra del mio stesso nome, al di sopra di ogni nome, se noi ci crediamo lui lo farà. Se noi prendiamo la parola di Dio, una promessa e la facciamo nostra, siamo, veramente possiamo vedere Dio realizzarla nella nostra vita. E riflettevo allora su questo pezzo di lettera che Dio mi ha scritto e mi sono soffermato un po' su alcune parole. E veramente qui ad esempio uno leggerebbe in lui abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati, ok, abbiamo il perdono dei peccati, no, sono soffermato su questa parola, sulla parola redenzione, e veramente ho detto mamma mia Signore, ma quanto mi ami, quanto è grande il tuo amore per me, redenzione, perché sono andato a vedere che ci sono, voi potete trovare delle applicazioni online che vi permettono di andare a rivedere le parole originali dove chi ha già fatto tutto il lavoro per voi, cliccate sulla parola per vedere il significato dal greco, i vari commentari che cosa dicono. E ci stava questa parola che era così bella, redenzione, che non è semplicemente il perdono, ok, qua sta scritto redenzione per nome dei peccati, andiamo appresso, no, redenzione ha tutto un significato dietro, cioè significa che Gesù ha riacquistato, significa riacquistare, ricomprare, rivincere a sé qualcosa che era perso e riprenderselo per se stesso, qualcosa che era stato precedentemente perso. Altre traduzioni di questa parola, pagamento di un riscatto, pagamento di un prezzo, di un riscatto, riacquisto, con riportare quella cosa a debita distanza e a una distanza di sicurezza da ciò che conteneva in cattività. Cioè veramente un significato grandioso, no? Cioè Gesù ha fatto questo con me, Gesù ha fatto questo con voi, ha pagato un riscatto, perché in origine voi eravate destinati ad essere suoi, però non lo eravate più, eravate sotto il gioco, sotto il dominio del diavolo, eravate i figli del diavolo, come Gesù dirà ai farisei, voi fate la volontà del Padre vostro. Quindi fino a quando non diventiamo figli di Dio, siamo figli della parte opposta, no? E lui ti ha riacquistato, ha detto io vado e pago un riscatto. E a volte noi vediamo che anche all'interno delle chiese, anche all'interno dei credenti, no? Ci sono questi credenti che sembra quasi che si sentano di non valere abbastanza, no? C'è sempre quello che magari ci sono delle persone che pensano, dei figli di Dio, di non valere abbastanza, che si buttano giù, dicono io non valgo abbastanza, io non sono abbastanza, che magari vivono nella condanna perenne, no? E io pensavo a questo riscatto, a questo pagamento di riscatto, pagamento del riscatto che Gesù ha fatto. E quando tu paghi una cosa, quando tu vai a comprare una cosa, diciamoci la verità, che cos'è quello che tu paghi? Quello che tu paghi è ciò che tu pensi che valga quella cosa. Se io vedo vicino a te e dico Felice, c'è un'occasione per te molto bella, vieni a vedere, no? Vieni a vedere, ti faccio una macchina bellissima che a te ti voglio vendere a 200.000 euro e ti porto fuori e ti faccio vedere non la mia macchina, peggio, la macchina di Cito. Andiamo là, 200.000 euro, tanto, dice, questa non ce li va, io non li faccio, questa di poco. Di poco non ce li va, anche se di poco, tu scegli di non pagare, perché se per te vale 199, tu non li paghi 200. Beh, mi hai dato un bel assist, grazie. Se io invece ti porto, tu dici, guarda, non c'ho soldi, mi serve una macchina per andare avanti e dietro, per lavorare, ti faccio vedere una macchina che vale 500 euro, che ha 15 anni, tu magari dici, questo momento non c'ho soldi, me la compro, perché adempia la funzione di cui io ho bisogno. Perché? Però te la compri perché quella vale 500 euro. Se Dio mi benedice enormemente, ti benedice enormemente e andiamo nel salone di una Ferrari che vale 300.000 euro,
tu non ti sogni di offrirti 1000 euro. Perché? Perché il valore di quella macchina è 300.000 euro. Nessuno di noi pagherebbe una Ferrari 1000 euro, si sognerebbe di potersi permettere di pagare una Ferrari 1000 euro, nessuno pagherebbe 300.000 euro una spezzone di macchina, no? Tu paghi quello che pensi che valga quella cosa per te. Perché magari oggettivamente agli occhi delle altre persone quella cosa non ci rivale, ma per te ha un valore affettivo. Allora tu paghi una Vesparella che va, non so, 50 all'ora, molto di più di uno scooter giapponese, molto ma molto più potente, molto più performante. Tu paghi quello che pensi quella cosa valga per te, non di più, non di meno. Tu vali perché Gesù, perché Dio non ha detto adesso mi ricompro la vita di Melania con un piccione zoppo, non ha detto mi compro la vita di Giuseppe con una capra mezza sciangata, no. Lui ha pagato quello che pensi che tu vali per lui. Lui ha pagato con ciò di più prezioso al mondo, con la vita di Gesù. Ecco quanto tu vali agli occhi di Dio. Ecco quanto tu vali agli occhi di Dio. Tu vali la cosa di più preziosa al mondo, la vita del suo stesso figlio. Allora non permettere a nessuno, nemmeno a te stesso, nemmeno alle bugie del diavolo, nemmeno alle persone intorno a te, di farti credere che tu non vali. Tu vali il prezzo che è stato pagato per te. Tu agli occhi di Dio vali la vita di Gesù. Ecco quanto ti ama, ecco quanto è pronto e disposto a spingersi per onorare la sua parola, ecco quanto è pronto e disposto a spingersi ad amarti e a prendersi cura di te. Ecco il valore che lui ha dato alla tua vita, ecco il valore che lui dà a te. Lui ha pagato quello che lui pensava e pensa tu valessi, la cosa più preziosa al mondo, la vita di suo figlio. Quindi tu vali immensamente agli occhi di Dio, tu hai un grandissimo valore come figlio di Dio. E pensavo, no, però c'era magari uno diceva, ma quanta croce, cioè, magari quanta arroganza, no? Quante, magari questo no, non è umile come discorso, non è, è qualcosa di troppo esagerato, tu devi essere umile, devi, magari no, c'è questa finta idea su che cosa sia, di che cosa sia l'umiltà, no? Io riflettevo. E ci sta un esempio che in Italia è portato agli estremi ed è sbagliato, no? E noi sappiamo che è sbagliato quello che viene fatto con la madre di Gesù sulla terra, con Maria, che è addirittura portata alla venerazione, ma noi sappiamo che lei è conosciuta come una delle donne più umili che siano mai esistite, no? Quindi lei ci può dare un esempio di che cosa sia l'umiltà. E se noi andiamo in Luca, al capitolo 1, quando si incontra con Gabriele, con l'angelo Gabriele, che cosa succede? L'angelo Gabriele arriva di fronte a questa donna che gli fa, gli dice un mare di cose meravigliose, no? Dice, l'angelo entrando da lei gli disse, ti saluto favorita dalla grazia, il Signore è con te, favorita dalla grazia, il Signore è con te. Ella fu turbata a queste parole e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. L'angelo le disse, non temere, tu hai trovato grazia presso Dio. Tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questo sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, il suo regno non avrà mai fine. Maria disse all'angelo, come avrà questo dal momento che io non conosco uomo? L'angelo le rispose, lo Spirito Santo verrà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà nell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, figlio di Dio. Ecco Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia. E questo è il sesto mese per lei che era chiamata sterile, poiché nessuna parola di Dio rimane inefficace. Guardate quante cose meravigliose, no? Gli vengono dette a questa donna. Tu sei la favorita della grazia, il Signore è con te. Il Signore è su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà. Quale fu la risposta di questa donna tremendamente umile? Mi sia fatta secondo la tua parola. Punto. Questo è
essere umili. Amen. Signore, tu dici questo, lo accetto, lo faccio mio, grazie. Non è dire, no Signore, ma io sono un povero peccatore, io non merito niente, io non valgo niente, e magari qualcuno va, guarda quel fratello come umile, guarda quel fratello come si fa una scienza, ma sono bravo, sì, questo è, no, questa non è umiltà, questa è arroganza di dire che la parola di Dio, che io ne so più della parola di Dio, ma io umilmente posso dire, io sono un figlio di Dio, io sono immensamente amato di Dio, sì. Niente mi separerà dal suo amore, lui mi ha promesso che sarò più che vittorioso e io lo sarò, lui mi ha promesso che nessuna arma prospererà contro di me e io vedrò che nessuna arma prospererà contro di me, lui l'ha detto, io ci voglio credere, io prendo questa promessa e la faccio mia. E lui mi ha detto che non mi lascerà e non mi abbandonerà mai. Allora io in questa situazione inizio a proclamare la volontà di Dio sulla mia vita, inizio a proclamare che lui è sempre con me, che anche se sto attraversando delle acque non mi sommergeranno, perché lui me l'ha detto, Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Tu hai detto questo di me, alleluia, lo accetto nella mia vita, lo faccio mio. Tu hai detto che hai pagato per ogni mio peccato e che sono perdonato, sono un peccatore perdonato, sono figlio di Dio, grazie Signore Gesù. Grazie Signore Gesù, perché sono figlio di un re, del re dei re. Non sono figlio di un pezzente qualsiasi. Allora, se tu nella tua parola hai detto, io non ho mai visto il giusto abbandonato, né la sua discendenza meditare il pane, Signore, grazie, tu provvederai alla mia famiglia. Tu provvederai alla mia casa. Tu provvederai. Io ce la farò, sono sicuro, non è arroganza. È essere concordi e umili e accettare quello che Dio dice nella nostra vita. Sono figlio di Dio, sono un peccatore perdonato, lui mi ha perdonato, non sono, oh Signore, sono un povero peccatore, io sono il figlio del re dei re, Dio mi ama immensamente, lui è sempre con me, ha messo il suo spirito dentro di me che può ogni cosa e lui vive dentro di me, non mi lascia e non mi abbandonerà mai e io sono più che vincitore in colui che mi fortifica. Alleluia, gloria a Dio, mi sia fatto secondo la tua parola, Signore. Questa è una delle parole che sono in questo passo, ce ne sono veramente tante che noi ci possiamo soffermare. Ad esempio c'è quest'altra parola che si trova proprio al primo versetto che abbiamo letto, no? Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. E io sono andato a cercare questa parola, ho detto, perché poi in inglese la traducono come dominio, Dio ci ha liberati dal dominio delle tenebre, ci ha portato nel regno del suo amato figlio, no? Ho detto, ma questa parola che significa? Fammi andare a vedere pure questa parola. E questa parola che viene utilizzata qui è Dio ci ha liberati dall'autorità delle tenebre, no? E un'altra cosa che succede è che a volte oltre a scambiare come quello di buttarsi per terra con umiltà, un'altra cosa che a volte si fa è di quasi sollevare il diavolo come se fosse questa autorità, questa potenza, no? Lui è il principe di questo mondo, però io sono stato trasportato nel regno del suo amato figlio. La parola redenzione dice che è stato messo un margine di sicurezza da ciò che mi teneva in cattività, adesso che sono stato liberato. Dio mi ha liberato dall'autorità delle tenebre, Dio mi ha liberato dall'autorità del diavolo. Il diavolo non ha autorità nella mia vita. Amen. Il diavolo non ha autorità sulla vita dei credenti. Amen. Dio ci ha liberati dall'autorità exusia delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Noi abbiamo una sola autorità, è quella di nostro padre. Amen. E abbiamo l'autorità che Gesù ha delegato a noi. Autorità delegata che lui ci ha dato di rinforzare la sua autorità e la sua sovranità qui su questa terra. Se il diavolo avesse avuto il principe di questo mondo, non il mio principe, il principe di questo mondo, se avesse autorità nella mia vita, Dio avrebbe detto, Giovanni avrebbe detto, il Signore, il potestà viene per rubare, uccidere e distruggere. Il sindaco viene per rubare, uccidere e distruggere. Il potente del paese viene per rubare, uccidere e distruggere. No, l'ha chiamato ladro. Perché chi è il ladro? Il ladro è una persona che non ha autorità, che viene a fare qualcosa senza l'autorità e contraria sempre alla volontà del padrone di casa.
Quindi se Gesù chiama ladro il diavolo, cioè innanzitutto qualsiasi cosa che faccia non è nella volontà di Dio. Quindi quando il ladro viene a rubare, uccidere, a distruggere, viene a rubarti la salute, ad esempio, viene a rubarti la gioia all'interno di una relazione, quella non è la volontà di Dio. Altrimenti Gesù avrebbe detto: il mio emissario viene per rubare, uccidere e distruggere nella tua casa. Lo chiama ladro perché non ha autorità. E che cosa si fa con un ladro? Lo si caccia a calci dalla propria casa, lo si caccia a calci dalla propria vita. Quindi se il ladro viene a rubarmi la salute, io ho il diritto davanti a Dio di mettermi là in preghiera, che qua, fino a quando non viene ripristinata la volontà di Dio, io continuerò a pregare, perché questa non è la volontà di Dio. Tu mi hai rubato qualcosa, io ti caccerò via dalla mia casa e mi riacquisterò la salute per cui Gesù ha pagato. Se viene a rubarmi la gioia all'interno di una relazione, all'interno del matrimonio, quello sicuramente non è la volontà di Dio, perché è un ladro, non ha autorità sulla mia vita. E io allora posso dire: io resisterò nella parola di Dio, continuerò a comportarmi come dice la parola di Dio, che un marito, una moglie vada da comportarsi, e vedrò queste promesse realizzate all'interno del mio matrimonio. Se mi viene a rubare la gioia del rapporto con mio figlio o con mio padre, non è la volontà di Dio, perché è un ladro. E lui non ha autorità ed è contro l'autorità del padrone di casa. Allora io inizierò a dire: io amerò mio padre ancora di più e vedrò questo rapporto rifiorire, mostrerò ai miei figli che cosa significa essere un figlio di Dio, e questo rapporto si costruirà sulla base delle promesse della parola di Dio. Lui è solo un ladro. Una volta stavo sentendo qualche anno fa una predicazione di Reinhard Bonn, non mi ricordo dov'era, era. E lui disse: il diavolo va come un uccello cercando chi possa divorare, no? Se va come, se è famoso la parola come, no? Come un gatto che smette con un microfono alto, un grande ruggito. Ma il vero lui è quello della tribù di Giuda, che è per noi. E lui è un ladro e deve essere rimesso al proprio posto. Deve essere cacciato dalle nostre famiglie, cacciato dalla nostra casa. Noi dobbiamo riprenderci la benedizione che Dio ci ha dato. Dobbiamo riprenderci ciò per cui Gesù ha già pagato, e quella è instaurare la volontà di Dio su questa terra, nella nostra casa, così come è in cielo. Quello che mi fa non è mai la volontà di Dio per noi. E qui, sempre continuando questo verso, veramente più avanti vi dirà: egli è il capo del corpo, versetto 18, cioè della Chiesa. È lui il principio, il primogenito dei morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Gesù è il capo del corpo. Tu sei il corpo di Gesù. La Chiesa è il corpo di Cristo. Adesso uno può essere il corpo, uno può essere l'occhio, uno può essere, ognuno ha la sua funzione, ma noi siamo il corpo di Cristo. E dov'è Cristo? Quando l'ha risuscitato dai morti, lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina, non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa egli ha posto sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Però l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Colossesi, questo in Efesini, nella lettera ai Colossesi dice: Cristo è in voi. Quindi se io credo che Cristo è in voi, voi credete che Cristo è in voi. Lettera ai Colossesi 1:27: Cristo è in voi, speranza della gloria. Voi ci credete? Voi credete che in Efesini Gesù è seduto alla destra della potenza? Io ci credo. Alleluia. Quindi se Gesù è dentro di me e Gesù è seduto alla destra del Padre, allora Gesù è dentro di me ed è alla destra del Padre. Quindi se Gesù dice che io sono qui su questa terra, però dice: io sono il suo corpo seduto alla destra del Padre, io sono qui ma sono anche in lui, alla destra del Padre, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria, e devono cedere loro di fronte all'autorità e alla vittoria di Cristo. Non devo essere io a cedere di fronte alle difficoltà, sono loro che devono cedere di fronte a Cristo, perché sono sotto i suoi piedi e io sono il suo corpo. Ma io riflettevo e dicevo:
Devo cambiare la mia prospettiva nel guardare i problemi, nel guardare le difficoltà. No, quando c'è un gigante, ma perché io devo guardare il gigante così? Io sono seduto alla destra di Dio in Cristo, perché non lo posso guardare da così, a dire fino a quando la parola di Dio non si realizza nella mia vita, io continuerò a stare fermo con i miei piedi sulla parola di Dio e a proclamare la sua parola fino a quando tu non ti inginocchi davanti al nome al di sopra di ogni altro nome, davanti al nome di Gesù. Perché devo soccombere io se Gesù già mi ha dato la vittoria? Perché se Dio dice che la sua parola lui la considera di sopra del proprio nome, perché non devo continuare ad insistere fermo sulla sua parola fino a quando non la vedo realizzata nella mia vita, no? E mi ha dato una prospettiva diversa, di togliere anche quella paura, quel timore di guardare un gigante dal basso verso l'alto, no? Quando Gesù ci dice guarda dall'alto verso il basso, perché tu sei con me in una posizione di vittoria, perché io ho già vinto, ho già compiuto ogni cosa, no? Una prospettiva diversa. Spero di non andare troppo, però veramente cioè, questi sette versi ci sta così tanto, perché dopo la redenzione vi parla del perdono dei peccati, no? E riflettevo, Signore, ma il perdono dei peccati come l'hai fatto? E sempre in Colossesi lui dirà, sempre nell'ultimo verso lui dirà, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. E usa questa parola sua. E quando in Matteo lui fa l'ultima cena, dice questo è il mio sangue, il sangue del patto. E io dicevo gloria a Dio Signore, perché tu non hai detto adesso questo è il mio sangue, poi mi fai vedere il tuo e vediamo se il tuo sangue è buono come il mio sangue, li mescoliamo, vediamo che cosa esce e forse facciamo questo patto, no? Poi hai detto questo è il mio sangue, il sangue del patto. E in Colossesi qui ha parlato della sua croce, non è come un compromesso dove io porto qualcosa a tavolo, lui porta qualcosa a tavolo, come quando andiamo a comprare una casa dove c'è una lista di cose che devo fare io, una lista di cose che devi fare tu, e se tu vieni meno ad una di quelle cose o io vengo meno ad una di quelle cose, il contratto si può annullare benissimamente. Davanti al notario tu puoi dire io non voglio più questa casa perché lui non ha fatto questa cosa, io per legge posso rifiutarmi. Ma la cosa meravigliosa è che Gesù davanti al giudice, davanti al Padre, ha detto c'è solo questo che porto io, lui non deve portare nulla, c'è solo il mio sangue che ho verso per effettuare lo spargimento per il perdono dei peccati, e lui si accetta questo mio sacrificio, diventa figlio mio, no? È veramente qualcosa di meraviglioso, perché io non devo portare nulla al tavolo e posso continuare tutta la mia vita senza portare nulla al tavolo, ma basandomi sulle sue forze, basandomi sulla sua potenza che opera in noi, basandomi sul suo spirito. No, io non devo fare altro che continuare a rinunciare ogni giorno a quello per cui io non sono stato creato, per abbracciare quello che era l'idea di Dio fin dal principio, di vivere come figlio suo. Perché questo verso di Colossesi, lui dice avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce, subito mi ha portato al verso di Luca 9:21, no? 9:23, dove dice ognuno rinunci a se stesso, prende ogni giorno la sua croce e mi segua, no? Dicevo, il collegamento subito è stato fatto, cioè, quando io rinuncio ogni giorno a me stesso, io sto abbracciando la vita che ero destinato a vivere, cioè sto lasciando Gesù vivere attraverso di me e sto vivendo la vera vita che io ero stato chiamato a vivere. Quindi questa rinuncia mi porta un guadagno immenso, perché io rinuncio a quello che non ha senso, non aveva mai avuto senso per me, per abbracciare quello che è il vero senso della vita, no? Quindi giorno per giorno essere suo figlio, muovermi come suo figlio. Quindi raggiungere quello che è poi il vero scopo per cui noi siamo qui, il vero senso della vita, no? E da qui ho capito l'altro verso che si trova sempre in Colossesi, in cui dice in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui, egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Questo verso
rafforza l'idea di come Gesù sia l'unico senso della vita, perché tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Quindi se tu non hai Gesù, non è che ti manca poco, non hai proprio nulla, perché e nulla puoi costruire nella tua vita, perché le cose sono state create tutte per mezzo di lui e in vista di lui, quindi la tua vita non potrà mai avere senso. E riflettendo su questa parola che qui usa, egli è il primo di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui, questa parola che lui usa per sussistere è una parola che significa letteralmente tutte le cose si reggono, cioè mi ha veramente, in inglese dice stand together, no? Tutte le cose riescono a mantenersi per mezzo di lui e tutte le cose, anzi, si sostengono, sussistono, cioè letteralmente si mantengono all'impiedi, riescono a reggere in lui. Allora riflettevo che veramente quando io escludo Gesù dalla mia vita o da un'area della mia vita, ecco che le cose non possono più sussistere, le cose non reggono, dice chiaramente, tutte le cose si reggono in lui. E allora a volte quando vedi dei cristiani, dei credenti che magari stanno in una determinata area della loro vita, non so quale, però li vedi un po' affannati, dove cercano di con le loro forze costruire quella cosa, ecco che costruisci e poi crolla, no? Poi la provi a ricostruire, la ricostruisci e cade di nuovo, no? A volte anche se hanno scelto di seguire Gesù, però vedi determinate aree della loro vita in cui questa cosa succede, no? E quindi sì, io devo scegliere di seguire Gesù e di farlo il mio Signore, perché senza lui la vita non ha senso, ma poi posso essere un credente dove ho un'area della vita in cui sto sempre in questo affanno, in cui non riesco. E riflettevo, tutte le cose si reggono in lui, letteralmente tutte le cose si reggono in lui, vuol dire che allora in quell'area della mia vita io ho smesso di mettere Gesù al centro. Allora se io mi sto affannando, che non sto riuscendo a sto continuando ad avere difficoltà, non so, nel lavoro, metti Gesù al centro del tuo lavoro. Da quanto tempo Gesù non è più il centro del tuo lavoro? Metti Gesù al centro del tuo lavoro, inizia a pregare, a lodare Dio ogni giorno quando vai al lavoro, nel tragitto, invece di pensare guai ai problemi che c'è al lavoro, inizia a lodare Dio ogni singolo giorno, su ogni tragitto. Inizia a fare come dice la parola di Dio, di lavorare come se stessi lavorando per Dio, onorando il tuo capo, invece di parlare e di confabulare, e vedrai la costruzione sarà stabile, perché si reggerà, perché per reggersi deve avere Gesù alla base. Metti Gesù alla base del tuo lavoro e vedrai come cose cambiano. E tu stai magari sforzandoti perché il tuo matrimonio magari non sta andando più come una volta, ti sforzi, però le cose... E poi ricordi, metti Gesù al centro del tuo matrimonio. Metti Gesù al centro della tua vita, metti Gesù al centro del rapporto con tuo padre, con tua madre, con i figli. Metti Gesù, costruisci su di lui e vedrai le cose come sussistono, come le cose stanno insieme, come letteralmente le cose si reggono, perché ogni cosa egli è prima di ogni cosa e tutte le cose letteralmente si reggono in lui. Allora puoi costruire, stai cercando di costruire, dici io già sono salvato, ho capito, devo mettere Gesù al centro della mia vita perché lui è il senso della vita. Amen, gloria a Dio, io già sono salvato, però perché questa cosa succede? Perché non stai mettendo Gesù al centro della tua vita in quella cosa, ecco perché la costruzione cade. Togli la pietra angolare e vedi come le cose crollano. Ma se la metti, ogni cosa si reggerà su di essa. Un'ultima parola, un minuto, un'ultima parola. Quando hai qualche idea strana riguardo Dio, di quale sia la volontà di Dio nella tua vita, questo verso qui che noi abbiamo letto dice sempre in Colossesi,
questa volta al versetto 15, egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose. Immagine può significare tante cose, no? Può dire un'immagine retorica, allegorica, un'immagine rappresentativa, una rappresentanza, un'idea, no? Però se voi andate a vedere, questa parola che è stata usata qui è meravigliosa, perché la parola che è stata usata è eikon, che alcune un commentario diceva rappresentazione di quello che tu vedi in uno specchio. Quando dice Gesù, egli è l'immagine del Dio invisibile, no? E mi è capitato che magari state andando di corsa e state tutti e due, magari state usando entrambi lo stesso bagno, lo specchio, e tu vedi l'immagine dell'altra persona, no? Perché lei sta lavando le mani, quindi stai lavando i denti, la vedi, no? Vedi la sua immagine riflessa nello specchio. Gesù è l'immagine di Dio, come se fosse riflessa in uno specchio. Quando tu guardi Gesù, tu stai guardando l'immagine riflessa di Dio. Questo significa che come pensava Gesù è esattamente come pensa Dio. Come agiva Gesù è esattamente come agisce Dio. E io non ho mai visto Gesù rifiutare a sé una persona andata a lui con un cuore sincero. Non ho mai visto Gesù allontanare un lebbroso. Non ho mai visto Gesù dire ad una persona: torna quando la tua vita sarà stata messa a posto, sei troppo peccatore per venire da me in questo momento. Non ho mai visto Gesù dire a qualcuno: questa malattia della semeritata, vattene via, non ti voglio guarire. Non ho mai visto Gesù dire a un lebbroso: tu sei impuro, vieni davanti a me che sono il puro di lui. Ho visto sempre Gesù stendere la mano verso il lebbroso, toccarlo e guarirlo, perché che la sua purezza rendesse puro gli altri. Ho sempre visto Gesù guarire, ho sempre visto Gesù amare, ho sempre visto Gesù dare se stesso per gli altri. Quindi quando vuoi vedere cosa pensa Dio, come si muove Dio, guarda a Gesù e vedrai l'immagine di Dio in uno specchio. Gloria a Dio, amen. Andiamo a alzarci in piedi. Gloria a te, Signore Gesù, grazie Padre, grazie per un amore così grande, Signore Gesù. Grazie, Signore, per quanto tu valuti la nostra vita. Grazie, Padre, perché noi valiamo per te, noi siamo figli tuoi, siamo figli del Re, del Re che ci ama di un amore immenso e che ci reputa che valiamo così tanto, Signore Gesù. Grazie per il tuo spirito dentro di noi, Signore Gesù. Grazie per il tuo spirito, Signore. Grazie di come ci hai liberato dalla potenza del nemico, Signore Gesù. Grazie per il tuo amore così grande, Signore Gesù, che veramente possiamo mettere ogni singolo aspetto della nostra vita, Signore, te al centro di essa, Signore Gesù. Signore, ti ringraziamo. Signore, ti prego di benedire ognuno dei miei fratelli qui presenti, Signore, che ognuno di noi possa sempre più essere radicato nella conoscenza di un amore così grande, Signore, di quello che tu già hai fatto per noi, Signore Gesù. Ti ringraziamo, ti benediciamo, Signore, e mettiamo davanti a te il proseguo di questa giornata, nel nome di Gesù. Amen.